Allora, un Palermo che con una buona partita a tratti e a tratti invece rivedibile con qualche disattenzione di troppo dietro che poteva anche costare il pareggio, c'è mancato Cassi, come si dice, nel secondo tempo un colpo di testa in tuffo che non è stato agganciato di poco a portiere battuto, poteva essere tranquillamente l'occasione del pareggio, c'è stata un tiro nel primo tempo, una punizione da centrocampo, no? Non ricordo bene di chi che ha preso il palo, anche lì a portiere fuori dai pali, sorpreso insomma da questo tiro. Qualche altra situazione di Diop che però non è impensierito più di tanto quando si è trattato poi di battere a rete. Tutto sommato invece il Palermo ha creato oggettivamente più occasioni che soltanto per imprecisione a volte e a volte invece mezzi miracoli del portiere che mi sembra si chiamasse Pellegrino, ma non vorrei dire corbellerie, e si porta a casa 3 punti meritati con il gol del tagliagole Sforzini che si fa, scusa, sto malissimo, e si fa perdonare del rigore sbagliato al 90° contro il Troina. E un bellissimo lancio di Langella col destro. Lui addomestica la palla da centravanti, insomma, che ne ha vissute in pratica di esperienza, maturata esperienza, e addomestica questo pallone, devo dire anche poco controllato, all'opportunità, insomma, di agganciare la palla e battere il portiere in uscita. Detto questo, come ripeto, insomma, ci sono state tante situazioni da rete, soprattutto nel primo tempo con Floriano, che era una vera spina nel fianco sulla sinistra, però poi quando si è trattato di battere a rete o faceva dei tiri abbastanza prevedibili o totalmente fuori. Anche nel secondo tempo mi sembra che era sempre lui sul portiere in uscita che abbozza una sorta di pallonetto che finisce fuori, lì magari è stato sfortunato. Il Marina di Ragusa ha reclamato a un certo punto per un calcio di rigore assolutamente ingiustificate le proteste. Il giocatore si è lasciato proprio cadere come svenuto, senza essere stato toccato. E nel finale ancora portiere non so se Puglisi o Pellegrino, non mi ricordo i nomi loro, sinceramente non mi ricordo. E bravo sull'Angella a chiudere lo specchio sul palo suo. E quindi niente, diciamo che con i pregi e i difetti che questa squadra ha, comunque continua la marcia. Risultati sempre un po' stentati, però le occasioni ci sono state, l'imprecisione c'è, i punti di distanza dalla Cireale sono gli stessi, per cui si prosegue tranquillamente la marcia.